È Oscar Aiello della Lega che chiede siano riportate in servizio le guardie venatorie in provincia di Caltanissetta, un servizio di tutela ambientale, quello svolto su tutto il territorio da sud a nord della provincia nissena. La provincia di Caltanissetta, insieme a quella di Trapani, se non ricordo male, è l'unica in Sicilia a non avere l'importante servizio di polizia provinciale. Servizio pubblico di tutela del territorio era svolto da 25 guardie venatorie, un servizio pubblico che andava a favore di tutta la provincia, dal nord al sud, erano delle sentinelle sul territorio, non solo la tutela ambientale ma anche delle persone, la sicurezza statale perché tenevano sotto controllo le strade provinciali, avevano anche trovato delle persone smarrite. Dal 2014 il servizio è stato interrotto, adesso grazie all'interlocuzione avviata dall'europarlamentare della Lega, Annalisa Sardino, insieme al sottoscritto, abbiamo avuto un incontro con le ex guardie, con il segretario generale della provincia, ex provincia, oggi Libero Consorzio, per poter appunto tentare di ripetere il servizio. C'è un progetto. Adesso si cercherà un'interlocuzione seria con il governo regionale tramite la nostra deputazione all'asse, in modo tale che anche la nostra provincia possa reintegrare in servizio l'ex guardia venatoria, ed un servizio che andrà a beneficio di tutta la provincia di Siena. Aperto quindi il percorso di interlocuzione con il governo della regione siciliana e i rappresentanti della Lega a Palazzo dei Normanni.